Come risparmiare e gestire le spese familiari con la regola del 50-20-30? Una buona base di partenza per la gestione del bilancio familiare è la regola del 50-20-30, comoda perché semplice e adattabile in base alle esigenze. Ecco come funziona. Messa a punto dall'economista, giurista e politica Elizabeth Warren, la regola del 50-20-30 è destinata a diventare un caposaldo della gestione del reddito familiare, soprattutto per quelle famiglie che non dispongono di entrate elevate. Il nome scelto si riferisce alle percentuali della distribuzione del budget disponibile tra le varie voci di spesa, ma vediamo questo metodo nel dettaglio. 50% del reddito. La metà del budget mensile a disposizione deve essere utilizzato per le spese essenziali, come le spese per l'affitto o della rata del mutuo, le bollette e altre spese necessarie. 20% del reddito. Una parte del budget disponibile dovrebbe essere risparmiato, oppure destinato all'investimento e al raggiungimento di determinati obiettivi finanziari, o per estinguere debiti. 30% del reddito. La parte restante dovrebbe essere utilizzata per quelle che potremmo definire delle spese superflue, come ad esempio per andare a mangiare fuori o per vedere un film al cinema con gli amici. Se vi rendete conto che le suddette percentuali sono troppo restrittive per alcune voci, potete effettuare una ridistribuzione in base alle vostre necessità. Il bello della regola del 50-20-30, infatti, è che si adatta perfettamente ai vari stili di vita. Le variazioni nelle percentuali tuttavia non dovrebbero essere radicali, per non rinunciare né a svaghi, né ad avere risparmi, per garantirvi la possibilità nel medio-lungo periodo di aumentare il budget a disposizione.